Ho fregato l'algoritmo. Buongiorno. Sì, ieri sera ho fregato l'algoritmo. Chissà chi dava fastidio quel post dove spiegavo che stamattina vi avrei raccontato una piccola tecnica di manipolazione che ho. Come posso dire, un po' patito sulla mia pelle, ma siccome sono pazzo ma rigorosamente lucido, me ne sono accorto, anche se qualche danno c'è stato. Ah, scusate la voce. E la tecnica di manipolazione è molto semplice, è un ingaggio che gente degli apparati usa magari nei confronti dei giornalisti per controllarli, per usarli quando serve, per carpire di notizie e per usarli come utilizzarli per far passare altre notizie, interpretazioni. Dietro ci sono sempre poi sporche, bieche questioni di soldi, eccetera. È molto semplice. Sì, intanto si fingono amici, per cui carpiscono la tua fiducia personale e umana attraverso un, diciamo, canale emotivo che non è necessariamente professionale. E poi studiano il tuo punto debole. Non so, il tuo punto debole è la mancanza di una persona affettiva a cui volevi bene, non so, la morte di un caro, la morte di un genitore, eccetera, e su quello giocano, no? Su quello giocano e anche, come dire, facendoti credere di sapere delle cose. A quel punto il gioco è semifatto, si completa come? Si completa con la garanzia che ti farà fare gli scoop della tua vita, addirittura, addirittura che ti inserirà negli ambienti professionali più importanti, lavorando affinché tu chissà acquisisca quale incarico. E questo è un ingaggio manipolatorio che dura un po' di tempo e che però può produrti dei danni perché tu magari ci credi e quindi attenzione ragazzi, attenzione, le cose facili non funzionano mai bene, le promesse clamorose valgono zero, nessuna promessa, contare solo su se stessi, non fidarsi di chi promette l'universo mondo, soprattutto si appartiene a certi apparati perché lo fa per scopi suoi che possono essere di proprie logiche investigative, professionali o anche peggio. Quindi fidatevi solo di voi stessi, non fatevi avvicinare da chi vi fa promesse facili. Io sono dei servizi, degli apparati. E tu farai gli scoop della tua vita e farai una carriera fantastica. Occhio perché rischiate di essere fregati. Anche se non so oggi a chi raccomandarmi queste cose, perché non vedo tanto entusiasmo giornalistico vero, autentico tra le giovani generazioni. Buona giornata.